problema del produrre auto, del rapporto con le quote, dei modelli, il tema della crescita dimensionale delle imprese, quella che è sempre stata chiamata da tanti anni in quel settore il tema di quali sono le grandi che rimarranno, non sono in verità delle novità e non lo sono in particolare per la Fiat, che ciclicamente ha avuto il problema di essere, diciamo così, più indietro di altre case produttrici. Non è quindi una discussione nuova, ma che si ripropone con assoluta forza e complicazione. Ed è stata quella discussione sulla specificità di quel settore, sulle possibilità, la ragione per cui anche nella FIOM tempo fa si era aperta la discussione sul contratto dell'auto, per provare a ragionare di come si affrontavano quei temi. Ma abbiamo sempre saputo che quella discussione aveva in sé una debolezza che noi, non altri, abbiamo sempre denunciato, ovvero quella che il nostro Paese non ha un settore dell'auto ma un'azienda monopolista e che lì sta una delle prime debolezze di quel sistema. Ma se questo fosse stato il tempo e il tema da proporre, dobbiamo dire che la Fiat sbaglia il tempo, sbaglia le risposte e in realtà lo utilizza non per affrontare come far crescere e qualificare quel settore, ma per ridurre i diritti dei lavoratori e la loro fiducia nella prospettiva. Non sfugge quindi, e va ripetuto con forza, che se la Fiat può affermare di avere un piano e lo tiene nascosto, è anche perché c'è un governo che non fa il suo lavoro. È un governo che è stato tifoso della diffusione sindacale, della riduzione dei diritti, anzi, direi, più che tifoso, promotore della riduzione dei diritti. È un governo che fa così perché in realtà ha rifiutato l'idea che politiche industriali della crescita facciano parte della sua idea di governare. Ed è così tifoso che non ha il coraggio di vedere che quando l'amministratore delegato della Fiat insulta ogni giorno il nostro Paese e le sue possibilità e come si fa e si costruisce un rapporto con una grande politica industriale, non offende solo i cittadini e i lavoratori di questo Paese, ma in realtà dice della qualità del governare e delle risposte che vengono date. E allora sì, vorremmo dire alla Fiat come al governo, che è questo che non si vede in nessun altro paese al mondo e che neanche in Cina si può fare un investimento o dichiarare degli investimenti senza dire che piano industriale si intende avere e quali prospettive si possono avere. E allora quando si danno, come le dà il governo, risposte sbagliate e non si affronta il cuore dei problemi, si continua a sbagliare. E hanno continuato a sbagliare il governo tifoso, ma anche le controparti imprenditoriali che hanno provato a inseguire un piano non chiaro e continue richieste di cambiamento della struttura contrattuale. Abbiamo detto che si parte dall'accordo separato sul modello contrattuale, ma si continua sul contratto separato, sull'idea delle deroghe, una logica di inseguimento infinito senza che mai si mettesse in chiaro dove si voleva arrivare e perché. E allora, visto che viene in queste ore rilanciata l'idea del contratto dell'auto, che rapporto c'è tra questo e la scelta del contratto di primo livello che è stato firmato a Pomigliano? Per chi? Con quale idea associativa lo si propone? Non si sta forse ancora una volta inseguendo un sistema senza domandarsi dove si vuole arrivare e senza misurarsi con il rapporto che c'è tra una politica industriale e la difesa delle libertà dei lavoratori e dei loro diritti? L'accordo ad excludendum, perché così lo chiamerei più che separato, fatto dalla Fiat, pone anche delle altre domande. Innanzitutto per noi, la clausola di responsabilità individuale. Per noi, quella clausola significa una limitazione della libertà di sciopero dei lavoratori e come tale resta materia indisponibile alle parti sociali e a qualunque accordo. La Fiat lo nega, vorremmo però dire che dopo 7-8 mesi il fatto che continui a negare ma non tradurre quella clausola e a non dire che cosa vuol dire ci fa pensare e confermare l'idea che forse abbiamo ragione noi. Ma l'accordo di excludendum non è uguale al primo accordo di Pomigliano,
dove già c'era ed era evidente la clausola di responsabilità individuale, quindi il tema del diritto di sciopero, ma poneva in modo molto indiretto il tema della presenza delle organizzazioni sindacali e della libera scelta, perché allora, pur potendo essere paventata, nessuno dichiarava l'uscita dall'accordo sulla rappresentanza del 93. Questo tema è diventato esplicito nell'accordo di Mirafiori e con il contratto di primo livello di Povigliano. E allora vi è lì una violazione più grave, e non parlo della nostra organizzazione, ma parlo della lesione del diritto di parità dei lavoratori rispetto alla loro tutela come iscritti e alla possibilità di eleggere i propri rappresentanti, perché questa è la lesione che si è determinata. E quindi, insieme alle molte ragioni di merito sui singoli punti dell'accordo, qui è il cuore delle ragioni del nostro no a quell'accordo e del fatto che bisogna avere un giudizio anche diverso da quello che si aveva a Pomigliano sul perché sostenere il no. Che il referendum tratti e faccia votare anche su materie indisponibili è certo un problema, che la Fiomma ha tradotto nella definizione di illegittimità. Ma questa formazione non esclude e non può sottrarre tutti noi al sostenere e comprendere le ragioni del no. Non ci si può sottrarre dal sostenere la battaglia per il no che stanno facendo le RSU della FIOM e i lavoratori della FIOM nello stabilimento. Bisogna che loro sappiano, e lo sappiano con certezza, che hanno il sostegno di tutta la loro organizzazione. Un esito del referendum per il sì, che non ci auguriamo, ma che non possiamo escludere, porta delle conseguenze sulle condizioni di lavoro, sulla libertà dei lavoratori ed anche sull'esclusione della FIOM e quindi della CGIL da quello stabilimento, da quegli stabilimenti. Su questo dobbiamo continuare a riflettere, domandarci se è l'unica conclusione possibile. Questa è la domanda che ci poniamo e poniamo alla FIOM. Altri, in questi giorni, troppi se dobbiamo dirlo, hanno sostenuto posizioni differenti e che danno altre motivazioni. Non sono le nostre, non sono le mie, non sono quelle della CGIL. Noi pensiamo che il tema sul quale ci vogliamo interrogare è come il giorno dopo vediamo e evitiamo le conseguenze di quell'accordo. Perché, e lo dobbiamo innanzitutto a chi sostiene e voterà no, per noi il cuore della contraddizione sta nei processi produttivi e se non si riparte da lì, stare fuori è per la nostra cultura, per il nostro fare sindacato, altro. E temiamo che da fuori non si ricostruiscano le condizioni per ripartire e per affermare un'altra storia e un'altra condizione di lavoro. Perché per noi il tema vero è quello della ricostruzione dei rapporti di forza, per riconquistarli e per ripartire e cambiare le condizioni. Le alleanze esterne sono assolutamente importanti e vanno ogni giorno costruite. È importante il consenso fuori di noi, ma se non siamo dentro le fabbriche, dentro i luoghi di lavoro, a costruire tutela, prospettiva e nuove condizioni, diventiamo dipendenti, non aiutati, da altri, dalla magistratura, dai loro tempi. E si crea così un vuoto, mentre invece conta cosa quotidianamente possiamo fare dentro gli stabilimenti per far ripartire il nostro sindacato. E questa discussione noi vogliamo farla serenamente, perché deve essere a tutti noi chiaro che è una discussione che riguarda il nostro modo di essere, ma riguarda anche le relazioni con gli altri soggetti che ci sono. In questi giorni di riflettori, forse anche eccessivi, accesi su tutti, abbiamo letto e sentito numerose dichiarazioni di Bonanni ed Angeletti. Devo dire che come sempre spiace che la cortesia e la buona educazione non ne siano sempre la premessa di quelle dichiarazioni, ma come sempre noi a quei toni e con quei toni non rispondiamo e non cediamo. Vorremmo invece
fare qualche considerazione rapida sul piano politico delle proposte. Ci ha detto Bonanni, fin dai primi giorni, che loro sanno che aver fatto un accordo che esclude e riduce la rappresentanza è un problema, che non volevano farlo. E allora, la prima domanda che vorremmo fargli è: se non lo volevate, se pensate anche voi che questa sia una riduzione della libertà dei lavoratori, possiamo discutere su cosa facciamo anche insieme perché non sia così e sia restituita ai lavoratori la possibilità di eleggere i loro rappresentanti? E lo facciamo adesso, non dopo, perché anche questo fa parte dello stare con i lavoratori nel momento in cui devono scegliere. E ancora, ci hanno detto che la cosa importante è far crescere gli elementi di partecipazione. Abbiamo letto con attenzione quell'accordo. Avremmo una domanda a cui vorremmo che insieme si rispondesse. Come si fa a partecipare seriamente se i rappresentanti sindacali dentro l'azienda non hanno più nessun potere negoziale? Sono davvero convinti che una commissione senza potere negoziale affronta e dà maggior partecipazione ai lavoratori? Noi pensiamo di no. Pensiamo che la partecipazione senza contrattazione non sia una risposta positiva, ma esattamente in ragione di questo pensiamo che sia tema sul quale discutere, perché se no è difficile immaginare come si possa fare un'affermazione di non volontà di esclusione e poi si attui un sistema di questo tipo. Ancora, ci hanno detto che sono d'accordo sul fatto che ci vogliono delle regole di democrazia e di rappresentanza e che l'ipotesi di piattaforma per il modello contrattuale, che era contornata da una proposta sulla democrazia fatta nel 2008, vale ed è sufficiente. Possono anche loro, per un momento ammettere che se fosse così semplice e già tutto risolto, nel 2009 non avremmo votato da soli sul modello contrattuale e subito dopo si sarebbe votato sul contratto dei metalmeccanici? E allora forse non è vero che basta dire 2008 e che c'è un problema del modello di regole democratiche e di rappresentanza e che la domanda che ci dobbiamo fare è quella se possiamo avere un'idea che continua semplicemente a consolidare le divisioni o forse si dovrebbe ridurre la logica della ratifica delle rotture per favorire invece la costruzione di coalizioni positive. Ed è per questo non che vogliamo contraddire il 2008, ma che pensiamo che non è più sufficiente per affrontare la situazione in cui siamo e per questo vada verificato. E che alla luce di quello che è successo nel gruppo Fiat vada anche ridata ragione e supporto all'accordo del 93 e all'elezione dell'RSU come strumento generale. E ancora, vorremmo dire che la democrazia sindacale e la rappresentanza sono una delle straordinarie forme di autonomia del sindacato e che noi pensiamo che l'autonomia del sindacato, la democrazia e la rappresentanza siano uno dei fondamenti della democrazia di un paese ed è in ragione di questo che ancora chiediamo alla CISL e alla UIL se pensano davvero che sia autonomia del sindacato e rappresentanza accettare che qualcuno possa escludere una o un'altra organizzazione dalla vita in una fabbrica. L'abbiamo detto a caldo, vorremmo ripeterlo. Guardate, non stiamo facendo una battaglia di sola bandiera e di difesa della nostra organizzazione. Stiamo facendo una battaglia generale di difesa del sindacato confederale nei luoghi di lavoro, perché quando si lascia ad altri decidere se un sindacato può esserci o no in uno stabilimento, si decide di condividere una perenne posizione di subalternità. Altri, non i lavoratori, decideranno se tu ci sei o non ci sei.